La cupola dipinta della chiesa del Carmine a Guardavalle è un tesoro nascosto del Seicento, un unicum in Calabria che non può assolutamente essere lasciato nel degrado in cui versa. E proprio sotto la cupola si è svolta nei giorni scorsi una interessante conferenza organizzata dalla parrocchia Santa Gazio Martire, dall'amministrazione comunale e dalla confraternita Maria Santissima del Carmine, nella quale è stata sottolineata la bellezza di questo gioiello realizzato dal pittore Giuseppe La Rosa. La cupola di Guardavalle, della Chiesa del Carmine di Guardavalle, è uno dei gioielli, come dicevo prima, del 600, della pittura del Seicento calabrese, eh, poiché appunto in Calabria non esistono altri esempi analoghi. Eh, Traduce in forme semplificate la, 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 la grandiosità, la, il fasto delle grandi decorazioni seicentesche ehm, romane, napoletane. Il eh, Giuseppe La Rosa, appunto, mh, a cui sono stati attribuiti eh, già precedentemente gli affreschi, eh, la, la cupola di Guardavalle, è autore, lo ricordiamo, del, degli affreschi del coro della chiesa di San Domenico a Taverna. E accanto a questa figura importante che sta sempre più emergente, Peraltro appunto ehm, sono emersi anche nuovi documenti che attestano la sua attività a Napoli, eh, come appunto pittore calabrese. Eh, è emersa anche la figura di un altro grande artista, cioè Francesco Zoda, contemporaneo più o meno a Giuseppe La Rosa, pittore di Montelo, originario di Monteleone, ehm, al quale ho potuto restituire gli affreschi della navata della chiesa di San Domenico, appunto quelli del coro sono di Giuseppe La Rosa, invece quelli della Navata sono eh, a mio avviso di Francesco Zoda. Rispetto allo stato di conservazione della cupola, il cattivo stato di conservazione, è stato fatto un appello questa sera nella speranza sì. che venga raccolto. Sì, è un gran peccato che questa, questo, questo, questa cupola ancora versi in stato di degrado così grave. È stata risanata la copertura, quindi questo eh, non consente eh, alle infiltrazioni di eh, andare avanti, di, 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 come dire, di aumentare il degrado far andare avanti il degrado di questo di questo di quest'opera eh, quindi eh, bisognerebbe recuperare questo esempio intervenire fare un appello appunto per trovare le risorse giuste per poter intervenire perché appunto è uno dei gioielli del Seicento Calabrese Professor Domenico Pisani nella chiesa del Carmine qui a Guardavalle ci sono diverse opere che appartengono a dei suoi antenati ecco qui ci troviamo proprio sull'altare sì, ehm, io provengo da una famiglia di artisti serresi eh, molto antica, già alla fine del 600 e nei primi anni del 700 sono documentati come marmorari, cioè eh, hanno realizzato la maggior parte degli altari. Che vanno un po' su tutta la costa ionica, girano verso, verso il regino e poi risalgono verso la costa tirrenica. Eh, questi altari sono abbastanza importanti, uno di questi lo abbiamo qui di fronte a noi, è dell'altare della Madonna del Carmine di Guardavalle, ma poi c'è anche l'altare della Chiesa Matrice. Ma eh, importanti sono gli altari di Roccella, quelli di Gerace, quelli di Ardore e poi Badolato, Davoli, San Sostene, Santa Caterina, eccetera. Quindi sono coloro che hanno realizzato più altari di marmo tra il 1740 e il 1790. Uno degli obiettivi è quello di far conoscere questo patrimonio, uno dei tanti patrimoni nascosti che la Calabria possiede. Al turismo e all'economia sono legate tante implicazioni che riguardano l'arte, quindi conservare i beni culturali è fondamentale, come hanno sottolineato sia il professor Pisani che Valentino, ossia promotore dell'iniziativa, perché il futuro dipende dal passato.